bisogna muoversi un po' come gli astronauti sulla Luna. Passi piccoli, respiri profondi. 5.006 sono tanti, e si sentono. Dopo averci raccontato di corsa il mondo in lungo e in largo e dopo imprese epiche come Maximum Temperatus. Manca poco, non vedo l'ora di arrivare, grande fatica. Maximum Quota. Vai Paolo! E Monster Frozen. L'ultra runner Paolo Venturini è pronto per una nuova avventura. Stiamo partendo per la nuova missione, ovvero la parte di scouting, il sopralluogo per un nuovo tentativo di record. Intanto il record sarà quello di raggiungere la meta, perché è già abbastanza complicato. Giorno in India, sono a Nuova Delhi, molto inquinamento, la città è veramente ricoperta da una nube di smog e in questo parco si respira invece un po' di tranquillità, svago. È domenica pomeriggio, qui c'è anche un discreto silenzio, fuori il traffico invece si fa sentire ed è molto pressante. Da domani incominceremo a stringere nuovi contatti per mettere le basi dell'organizzazione della prossima sfida, missione correre in Ladakh, in uno dei luoghi più alti del pianeta Terra. Questa mattina sono stato catapultato nella realtà di Nuova Delhi, sono venuto in uno dei luoghi simbolo dell'India, l'India All War Memorial. Il memoriale dedicato agli 84.000 soldati deceduti nelle guerre del Commonwealth che vanno dal 1914 al 1921 e questo è il cuore di Nuova Delhi. Se cerchiamo su Wikipedia quanta popolazione risiede nella città di Delhi e nella capitale, scopriamo che nel 2012, quindi sicuramente i numeri non sono più quelli, 19 milioni di persone vivono in quest'area. Una cosa pazzesca che si può capire però guardando alle mie spalle. Cittadina particolare in stile un po' tibetano, himalayano, in effetti qui siamo molto vicini al confine con il Tibet. 3.600 metri d'altitudine, si sentono tutti, specialmente dopo una giornata difficile. Comincia a sentirsi un po' il mal di testa, l'inappetenza, la stanchezza, però questo fuoco riscalda l'animo e riscalda anche le idee che domani dovrò esprimere di fronte alle autorità della Ladakh per raccontare il progetto e per cercare di ottenere i permessi, perché questa zona è molto particolare, è una zona di confine, contesa, e quindi ci sono molti avamposti militari e quindi non è facile ottenere i permessi per correre sul passo più alto del mondo, il Kardumla. Sto iniziando l'ascensione al Kardumla Pass in macchina ovviamente e questo può essere un grande vantaggio perché in poco tempo si possono raggiungere i 5.600 metri di quota, ma allo stesso tempo diventa molto pericoloso perché salendo velocemente, non avendo acclimatazione a queste altitudini, il corpo va veramente in crisi. Ho fatto una piccola riunione con Matteo che è dall'altra parte della telecamera
i due ragazzi che ci accompagnano, che in caso di forte malessere, insomma, abbiamo l'ossigeno che potrà comunque aiutare un po' a reagire in maniera più positiva. Incredibilmente siamo arrivati sulla cima del passo Cardun La. Cardun è il nome, La è, vuol dire passo, 5603 metri d'altitudine. C'è neve, quindi adesso faremo il primo scouting di questo luogo, in questo che è il valico stradale più alto del mondo. Andiamo a vedere com'è. Una sensazione molto strana. Inizialmente parti e non senti grandi differenze, poi incominci a sentire la testa che pulsa, il cuore che aumenta, il battito cardiaco, e le gambe che diventano pesantine. Però sono piccoli test che così ti fanno capire che qui veramente solo il camminare diventa veramente difficile. La testa è la prima cosa che ne risente, e poi appena incominci a muoverti, ovviamente tutto l'apparato muscolare va in crisi. È una sensazione abbastanza complicata. Sarà una bella sfida. Intanto un paletto l'abbiamo messo. Abbiamo raggiunto il Cardun La Pass. Sono riuscito a muovere qualche passo, adesso l'importante è avere i permessi e riuscire a capire cosa portare a casa al di là del record, anche come dati scientifici. È importante sapere l'ambiente montano cosa può provocare sul corpo umano.